X, 2, 1, X. Cavaliere, giuro, se faccio 13 me la porto a casa. Bellissima, che linea. Mi ha pure offerto la colazione. Yeah! Cavaliere, non lei. Lei serve. Il cuore ha ragione, che la ragione non conosce. Insegnante Schember. Certamente, i bambini in questi anni di scuola hanno preparato tante belle cose, hanno fatto suono e musica e adesso diciamo sono alla conclusione, per cui stanno dando dimostrazione egregiamente di quello che hanno appreso a scuola e speriamo che vadano avanti nello stesso modo con cui hanno iniziato anche alle scuole medie. I bambini ricevono per la prima volta un documento ufficiale che è quello dell'ammissione alla scuola media. E quindi hanno trascorso 5 anni nella scuola elementare, lasciano la scuola elementare, continueranno, perché la scuola dell'obbligo sarà fino alla terza media, quindi continueranno questi studi, ma questa è una tappa ed è una tappa importante per loro. Dal consigliere Giorgio Cicra, dal consigliere Sebastiano Giumino, di là. Regolamento per l'istituito Museo d'Arte Contemporanea. Si chiedono ai consiglieri appunto se non sia opportuno. Tutta una serie di chiarimenti e di nuovi elementi consiglieri sul patto deliberato. Della stampa che hanno contribuito a partecipare. Non c'è stata la presenza della stampa all'arrivo della promuovere questo incontro con la stampa per fare il punto della situazione. E come sappiamo la tragedia dei popoli della ex Jugoslavia, organizzazione di una presenza del pentagramma a Dubrovnik, ci è stata richiesta l'organizzazione anche di uno scambio di mostre, realizzare una collaborazione nel campo del restauro dei beni culturali, con particolare riferimento anche al restauro di opere d'arte e di pitture e di opere cartacee. Abbiamo confermato la disponibilità ad esperire dell'arrivo dei 50 bambini dalla Croazia, economica, di lavoro, e perché così è facilissimo quella parlata. Consigliere Castillo. Espresso questo consiglio comunale, perché sottoscritto e pur tuttavia... Appena concluso l'intervento per qui ci accordiamo sull'orario. L'intervento te lo facciamo concludere. Votò insieme al Consiglio Comunale. Siamo con il responsabile dell'organizzazione del partito, Luca Volontè. Il significato di questo incontro di oggi qua a Ragusa? E rilanciare il partito lo stiamo facendo in questo pomeriggio a Ragusa, l'abbiamo fatto in tante altre province della Sicilia negli scorsi giorni. Rilanciare il Partito Popolare Italiano, quello con lo scudo crociato di De Gasperi, di Sturzo e ora di Buttiglione, per dar vita a tutte quelle aspettative dell'elettorato moderato, anche siciliano, che fecero grande la DC in questo paese. Galipò, segretario regionale del Partito Popolare. Mediante il quale abbiamo costruito questo sistema e questo nostro paese. E quindi siamo qui per fare questo nostro dovere. Di elaborare una proposta politica che sia concretamente legata ai problemi e alle attese di questa provincia. Noi abbiamo strutturato in concreto all'ipotesi di sviluppo di questa provincia, un'ipotesi che individui le grandi capacità esistenti, le risorse che possa mettere assieme risorse esogene ed endogene, raccordandole con le potenzialità che possono
possono... La visita specialistica sarà 26.400 lire in uno studio di uno specialista convenzionato, o meglio accreditato, adeguiamoci alla nuova terminologia, e 26.400 in qualunque altra struttura accreditata, sia essa pubblica sia essa privata. Se ci esce bene, se non ci esce niente. So che lei è una brava persona, ma non riesce a battere il pugno per lei, è abbindolata da tutte le persone che le stanno accanto e non riesce a risolvere un problema reale, che è quello di far lavorare la gente. Ma lavorare non significa solo creare cantieri di scuola, che poi i grandi porcelloni della città, che hanno tutti, come dire, le varie possibilità di intrufolarsi nel settore dell'industria, dell'artigianato, allora dice sì, io apro un cantiere, mi prendo 20 operai, il comune mi dà i soldi, eccetera, eccetera. Però mi perdono. Io le posso anche anticipare che una soluzione l'ho mai trovata. Mi perdono. Però lei che si attacca non si bandiera. No, signora, perché mi hanno fatto un soppruso, signora. Il consigliere Pioggia è indipendente. E dopo ho criticato, a mio modesto avviso, l'incapacità programmatica e organizzativa che ha questa amministrazione. Faccio e ho fatto alcuni esempi in aula. Io ritengo che il sindaco che ha messo al primo posto il lavoro per i cittadini, bene, tutta questa promessa non è stata minimamente attuata. Il commissario Milani della sia femminile che maschile del Torball e del Golball. I ragazzi hanno retto molto bene la tensione, perché bisogna provare a essere in campo in quei momenti quando assolutamente ci vuole un risultato utile. Quindi hanno giocato molto bene, sono soddisfatta. Penso che abbiamo nettamente meritato questa partita, soprattutto affidandoci nei momenti più caldi della partita alle nostre seconde linee, a cui va dato un merito importantissimo per aver sostituito sia Cassì che Marco Valdi, che era di falli, mi era molto 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 buona. È stata una partita che forse spettacolarmente se ne sono viste di più belle, soprattutto a Ragusa, però noi eravamo riusciti a giocare come volevamo, cioè a tenere un po' sotto ritmo Ragusa, tant'è vero che anche se per poco credo che sia la prima volta del campionato che non fa 90 punti. Mi fa molto piacere che ci sia stata una mobilitazione generale dei mass media, della società, di tutte le persone vicine alla Virtus per far sì che la gente venisse al palazzetto. È chiaro che dalla stampa si è appreso queste dichiarazioni che sono pervenute da parte sia di Forza Italia, dal coordinatore provinciale di Forza Italia, riguardante la crisi che era o è, non lo possiamo dire perché ancora non si sa bene, in atto nel comune di Comiso. Avrebbe voluto conoscerlo, però purtroppo lui era a Comiso, sì, sì. Una volta devo andare a trovarlo, perché e chi avrei piacere di conoscere. Possiamo rubarle allora, due battute? Due battute le possiamo rubare? Grazie. Dipende da voi, no? Guardate. Se siamo velocissimi forse è meglio che ci sbrighiamo adesso. Se la gente aspetta da un'ora e mezza e quello mi chiede vabbè, due minuti saremo brevi brevi. Facciamolo subito. Uno tu. Allora, il ritorno a Ibla nella terra ragusana sicuramente rievoca momenti di creatività. La Sicilia per Tornatore è una fantasia, è un sogno o una metafora? Per Sciascia era una metafora. Lo so. E quindi credo anche per noi che amiamo l'opera di Sciascia, come me per esempio. Ma non credo che i siciliani abbiano voglia di esprimere la loro sicilianità, hanno voglia di capirla. È un'altra cosa. L'autore è cresciuto forse nel senso che forse ha imparato a fare i film con maggiore semplicità. Di cosa era malato quando ha girato L'Uomo delle Stelle, dato che ogni film per lei ha una valenza terapeutica? Ero dispiaciuto perché avevo scoperto che il cinema può anche deludere, può anche prendere in giro, può anche essere fonte di dispiaceri. Ecco, questa era la malattia. Complimenti per le domande. Le più grazie. Le donne non ti smentiscono mai, vero Tiziana? Sta andando veramente molto bene, stai facendo, sì, sì. Hai fatto anche un altro film, sei stata a Venezia, che emozione grande trovarti in mezzo ai grandi. L'emozione è grandissima, infatti io non mi aspettavo di andare a Venezia, è stata una cosa che mi ha detto dopo, arrivare lì assieme a tutti quei personaggi, poi insomma più che altro è vedere il film, cioè, perché io ancora non l'avevo visto, quindi la mia prima volta è stata a Venezia, quindi è stato molto più emozionante, molto.
Poi, sicuramente tornare a Ibla ti fa rivivere le certe grosse emozioni, vero? È vero, già appena sono arrivata in macchina all'ingresso di Ibla, già mi sentivo come se domani dovessi girare di nuovo una scena. Infatti c'era un amico che ho chiesto, senti, ma domani che scena dobbiamo fare? Cioè mi sentivo proprio ancora nel set. La cosa stupenda è che riesci sempre ad essere assolutamente naturale, assolutamente te stessa, anche dopo questo secondo film. Adesso ti cercano per la pubblicità. E la studentessa Tiziana dove va a finire? La studentessa Tiziana quest'anno ha finito e adesso si iscrive all'Università a Roma, insomma vediamo di continuare a studiare e anche di lavorare se possibile. Tiziana, so che hai molti amici qui. Molti, moltissimi, infatti adesso sono felicissima di essere qui, a parte di stare un po' con Ibla eccetera, ma soprattutto per loro, perché li sento spessissimo, ci sentiamo molto spesso, perché quando siamo rimasti qui a Ibla siamo rimasti molto tempo, circa un mese, quindi ho avuto molte amicizie, adesso sarò molto felice di rivederli.